Ragazzuoli miei, io sono Nevermind. Oggi vi mostro come utilizzare la lacrima di luna nella chiesa dei voti. Se all'interno della vostra partita c'è un NPC che è diventato ostile perché magari per sbaglio o volutamente l'avete colpito senza ucciderlo, o ne avete proprio ucciso uno in maniera perenne, c'è un modo molto semplice per farlo tornare pacifico o per farlo tornare addirittura in vita. Bisogna seguire dei semplici step. Prima di tutto bisogna aver sbloccato la chiesa dei voti, questa zona sulla destra del lago Liurnia. Se non l'avete sbloccata e non ci siete ancora arrivati, vi basterà avere accesso all'Accademia di Reia Lucaria, e da questo specifico falò, dopo aver battuto il primo boss di questo luogo e proseguendo per questo tragitto fino a superare la scalinata da dove scendono queste enormi pietre che di solito vi one-shottano, troverete sulla destra in questo corridoio una porta aperta con davanti un portale. Se lo cliccate vi teletrasporterà direttamente nei pressi della chiesa dei voti. Lì vicino c'è anche un luogo di grazia a cui riposare e, cosa più importante, c'è l'altare per l'espiazione. Se non avete l'oggettino chiave non potrete far nulla qui, dovrete ottenere una lacrima di luna. Questo oggetto chiave si trova all'interno del gioco andando un pochino avanti nell'avventura, però se volete a tutti i costi rendere i vostri NPC pacifici o riportarli in vita, se ne può trovare uno in maniera molto semplice. Partendo dalla chiesa dei voti e seguendo il tragitto che vi porta verso il basso, arriverete sulla sinistra al pozzo del fiume Einsel. Ci sarà un enorme ascensore che vi porterà verso il basso, quindi scoprirete un'altra parte di mappa, il sottosuolo, e sulla destra, poco distante dall'ascensore, troverete il primo luogo di grazia di questo percorso. All'interno di questa zona, ragazzi, il nemico più pericoloso sono queste enormi formiche rosse. Vi basterà seguire questo percorso e quando vi ritroverete ad un bivio, proseguite sulla sinistra. Troverete una tana enorme di queste formiche, ce ne sono veramente tante. Ci sono degli oggettini che possono interessarvi, però continuando su questo tragitto, con un po' di parkour, su questa sporgenza troverete la vostra prima lacrima di luna. Una volta ottenuto questo oggetto potete anche ritornare alla chiesa dei voti. Se adesso provate a interagire con la statua di prima ed espiate i vostri peccati, quando ritornerete dall'NPC ostile o nella zona in cui l'avete ucciso l'ultima volta, lo ritroverete in maniera pacifica o lo ritroverete in vita. In teoria, ragazzuoli, funziona anche su multipli NPC, quindi se avete ucciso più di una persona, se avete reso ostile più di un NPC, utilizzando questa prima lacrima, tornano tutti amici come prima e tornano tutti in vita. Non ho testato sulla mia specifica run, nella mia partita c'era solamente la strega Selene chiusa qui in basso che avevo colpito per sbaglio, utilizzando questa feature è tornata come prima. Ma se magari qualcuno di voi ha più di un NPC ostile o morto e utilizza questa feature per resettare tutto, me lo faccia sapere nei commenti. Video molto breve, ragazzuoli miei, io spero che vi sia comunque stato utile, magari ha salvato la partita a qualcuno tra di voi. Ovviamente fatemelo sapere tramite un commento e tramite un like se appunto questo tipo di contenuto vi è piaciuto. Vi invito a passare anche sui vari social, Telegram, Discord, anche per fare due chiacchiere, e ogni sera alle 20:30 sul canale Twitch per le live di Elden Ring e di altro. Io vi ringrazio per l'ascolto, al prossimo video, ciao ciao!